Ciao! Veramente qua lo dovremmo girare, che sennò ci vedono storte. Qua si dovrebbe girare. Si dovrebbe essere così. Sei in diretta, sto creando un pubblico per te. Ho scavato qualcosa. Venendo giù il mondo. Aspetta, aspetta, ce la possiamo fare. Giuro che ce la possiamo fare. Ah! Cavolo, ah, sono storte. Aspetta, aspetta. Che scelta? Ti sono scavato. Non ci sei tu, devi venire più qua. Non ci trazzo. Siamo in diretta, fai uno snap e avvisa che siamo su Facebook. Allora, praticamente, c'è il telefono là, come fate? no, col tuo, fallo col Con il mio tuo. solo, posso fare. Ok, praticamente è successo sta cosa. Sì, perché mo se chiudo si toglie. Praticamente c'è stata questa cosa che dovevamo fare la diretta su YouTube, ma non ci siamo riuscite Diretta su Facebook, venite su ragazze, Facebook. venite su Facebook! Ma riprendi noi, perché riprendi là? Ah, hai Scusa. ragione. Su YouTube non siamo riuscite a farla. Prima ci diceva, io nel frattempo sto facendo anche là perché sto Su registrando. Snapchat, venite su Su Facebook, c'è una diretta su Facebook, ragazze! Facebook, non più su YouTube. Allora, quindi praticamente abbiamo deciso, abbiamo detto, dato che non riuscivamo a collegare la videocamera a YouTube, infatti ragazze, casomai se ci potete aiutare, aiutateci perché noi vorremmo fare questa diretta su YouTube e non sappiamo come fare perché praticamente anche pur usando la videocamera, io ho un monitor che probabilmente non ha la webcam perché l'ho cambiato. E quindi non riesco a collegare la videocamera a YouTube, quindi non riesco a fare la live, e anche se l'ho collegata col cavetto, ma non capisco come si possa fare, quindi datemi dei consigli, aiutatemi, vi prego. E quindi niente, adesso vabbè, l'importante era vedervi e poi questa live la caricherò su YouTube, quindi magari per chi non ci sarà adesso la potrà vedere su YouTube perché voglio rispondere a un po' delle vostre domande, anche se ormai si sta facendo anche tardi, però proviamoci, dai, vai sul mio account Instagram, già vorrei Però domande. volevo, ma non lo Non la so. metto. E frattempo vi saluto su Facebook. Ciao Carmen, ciao Simona, Giulia, Francesca, Paola, Stella, ciao a tutti, grazie, grazie a tutti per la pazienza. Mi raccomando, ragazze, se state vedendo questo video su YouTube, o comunque adesso su Facebook, se sapete come fare per collegare la videocamera al computer, quindi per registrare una live con la videocamera e non con la webcam, fatecelo sapere, mi raccomando, aiutateci così magari facciamo una bella live su YouTube. Ciao Ari, ciao oggi, la sfiga suprema che incombe su di me. Ma perché ragazze? Non lo so, vabbè. Comunque, io inizio a rispondermi un po' alle domande più belle che mi avete lasciato su Instagram e anche qua su Ok. Facebook. Quindi lasciatemele anche nei commenti che vi rispondiamo. C'è anche lei, se non si vede, fatti vedere. Sono qui in centro. C'è anche lei. E allora, leggo un po' delle vostre domande, ma mamma, sono tantissime, sei fantastica. Una domanda cattiva che fanno sempre. Ho paura. Come mai non ti stai più dedicando alle tue ricette? Allora, non è che non mi sto dedicando, né semplicemente perché comunque in questo periodo di festa, comunque natalizio, sono molto più richiesti videoblog oppure video comunque della quotidianità, piuttosto che perché le persone comunque sono impegnate giustamente con i regali, con le cose e nessuno va Però insomma a comunque dimettersi. una volta a settimana comunque tu fai sempre Sì, ricette o recensioni di prodotti, di prodotti. quindi. Infatti, proprio recentemente ho visto, io ovviamente se vedo da parte vostra un interesse, comunque quando faccio un video di ricetta, di cosmetici, sono visualizzati, ci sono tanti like, cioè vi dico lasciate like, ovviamente capisco che vi piace, li faccio. Nel periodo natalizio un po' viene a mancare questa cosa, ma comunque riprenderò senz'altro dopo queste feste a bomba, quindi Dai, non vi tutte domande preoccupate. scomode. Dai, tutto è scomode, mamma mia. Domanda per te: quando eri Ok. piccola combinavi guai o eri buono do e dolce? Io le combino anche adesso i guai, Non sei mai veramente. stata buona e dolce Allora, buona e dolce quando va tutto bene, poi io ovviamente no, ma però i guai, io, cioè mia mamma mi chiama Attila, ma ancora adesso, cioè per esempio faccio guai su me stessa, tipo mi brucio, mi taglio, rompo le cose, vabbè, è proprio un'ordinaria amministrazione la mia, è proprio normale che succeda tutto ciò. Poi qualche altra domanda? Vabbè, cose su Max, su fidanzati, questi.
sono cose segrete. Dai, dai, diciamo qualcosa, non c'è problema, non ho problemi. Che musica ascolti quando ti alleni? Allora, quando mi alleno, di solito ascolto la musica che c'è in palestra, perché comunque mi piace anche socializzare, insomma, con le persone in palestra. Se poi, insomma, mi girano e mi voglio sentire la musica, non voglio dare retta a nessuno, mi piace moltissimo ascoltare Rocky. Rocky proprio, ti carica. Sì, Rocky pure la mia preferita, ascolto è sempre. Bellissimo. Di solito mi piacciono le canzoni belle, allegre, movimentate, con bel sound, invece tipo le melodiche, Tiziano Ferro, non perché no, però... mi viene voglia di suicidarmi in palestra, quindi no, belle sveglie, belle... Ah, questo addomino che vorresti salutare. Sì, lo so, molti mi aspettano su YouTube, ma io l'ho detto anche prima, lo ripeto, non siamo riuscite a collegare, dato che il mio monitor, essendo nuovo, non ha una webcam, purtroppo, e non sono riuscita a collegare la videocamera al computer. Anzi, avvertite magari le persone che stanno su YouTube, perché noi non sappiamo come fare. Quindi magari se mi dite, se mi aiutate a come collegare la videocamera, io sto guardando anche la videocamera, perché nel frattempo lo sto registrando adesso, quindi dopo lo caricherò comunque su YouTube per farlo vedere comunque a chi giustamente mi aspettava su YouTube, però vorrei tanto fare delle live su YouTube, quindi magari se mi dite, mi aiutate, io vorrei farle, quindi... Panettone o pandoro? Pandoro! Io panettone e pandoro. Allora, mi piace il panettone, ma anche quello con la cioccolata, tutti belli, così anche il pandoro. A me piacciono tutti, cioè, la cosa più bella del Natale per me è il panettone e il pandoro, giuro, tutti dolci, però anche i struffoli, tutti, sono tutti buoni. Questa è bellissima, Sofia Cicinelli chiede, sì. Preferiresti vivere senza TV o senza musica? Allora, senza TV io ci vivo già, perché io la TV praticamente non la guardo mai, l'accendo solo quando c'è qualcosa che mi piace molto, tipo per esempio, non so, Amici, oppure non so, Le Iene, qualche programma bello, o senza... musica. No, la musica non si può vivere senza musica, io ascolto musica veramente... se sono triste, se sono depressa, se sono felice, se sono arrabbiata, sempre, mi piace tantissimo, quindi musica. Poi, oh, un'altra domanda, GXXL. Aspetta, questa mi ha chiesto una bella figuraccia che hai fatto della quale ti sei vergognata. Allora, io ho un album con tante figuracce, perché le faccio, le colleziono, faccio tantissime figuracce nella mia vita, ma potrebbe essere qualche caduta, perché io cado spesso. Qualche caduta pubblica, oppure... non so, comunque le faccio tante di figuracce, quindi quotidianamente sono una figuraccia vivente, ragazzi. Questo lo dice, ma hai pensato di abbandonare YouTube? No. No, mai, quando mai? No, mai, perché comunque YouTube, è, al di là del fatto che comunque adesso attualmente è una cosa che mi riempie le giornate, mi piace tantissimo fare, ma è proprio un modo per me per esprimermi. Io l'ho sempre detto, attraverso i video, che siano comunque ricette, che siano vlog, che siano video di qualsiasi tipo, è un modo per esprimere me stessa e mettere passione in qualcosa e condividerla con gli altri, comunicare, perché poi leggo i vostri commenti, ho un contatto con voi, quindi a tutto ciò non rinuncerei mai, mai poi mai, quindi è una... Questo pure una domanda scomoda, come mai non partecipi agli eventi YouTube, no, beauty, o inerenti a YouTube come altre tue colleghe? Perché non ci piace la figlia. È semplice, perché comunque io molto spesso, infatti questa è una cosa di cui non ho... difficilmente ho parlato. Io ho avuto anche richieste di collaborazioni di marche comunque molto famose, che comunque pagano anche molto bene, nel tavolo sinceramente, però ho sempre rifiutato, perché comunque ci sono cose più importanti dei soldi, del guadagno, e se un prodotto a me non piace perché so che contiene ingredienti dannosi, che non è valido, è una marca che non sposa quelle che sono le mie ideologie, allora io non lo faccio. Ecco perché gli eventi comuni delle più comuni marche cosmetiche più famose, io comunque non ci vado, perché non mi vedo appropriata, cioè sarebbe una cosa di incoerenza per me partecipare a quell'evento, non mi interessa e voglio comunque essere coerente con me stessa, quindi questo è quanto. Eccola, c'è anche la Nancy. Che volevano aspettare, ok. Volevo anche Nancy. Ecco, ci sono anche io. Sei bravissimo, vuoi mandarmi un pensierino? Noi diciamo che i pensierini li prendiamo tipo agli eventi, queste cose qua, però
però non abbiamo una casella postale, no. Non abbiamo questo, perché comunque devo dirvi la verità, non mi va che le persone spendano dei soldi per me e che quindi che mi siano mandate queste cose, cioè finché sono letterine, pensierini fatti a mano, queste cose qua, però ho paura che se io faccio sta casella postale veramente ci sono persone che potrebbero comprare e spendere le cose per me, è una cosa che veramente mi dispiacerebbe, cioè non voglio, già il regalo più bello è che voi venite a un evento, guardate i miei video e mi supportate ogni giorno, quello è il regalo che non voglio che spendete soldi per me, insomma. E sì, sono raffreddata, raffreddore, mal di gola, tosse. Ciao Rabab, ciao Giorgio, Andrea, Laura, Andrea, ciao a tutti, siete tantissimi anche su Facebook, grazie. Nel frattempo c'è Pupi dietro che sta facendo i salti nella coperta. Poi c'è Katia, io sto leggendo le domande, sì, di Instagram. Vai. Tu e tua sorella avete un buon rapporto? Ma no, ci odiamo, mi hanno recine. Beh, penso che io e mia sorella, se non abbiamo un buon rapporto noi non ce l'ha nessuno, praticamente siamo sempre assieme, siamo culo e camicia, come si vuol dire. Quindi sì, abbiamo non un buon rapporto, ma ottimo, veramente. Ed è sempre stato così, quando eravamo, sì, più piccole, anche quando eravamo piccole. Sì, sempre così, sempre assieme a scuola, sempre un po' dappertutto, quindi guai a chi. Perché guardate sopra mentre parlate? Perché sto registrando con la videocamera, l'ho detto, dato che comunque c'è gente che aspettava questa live su YouTube, lo sto registrando e lo voglio caricare dopo su YouTube, quindi di modo che magari in serata o al massimo domani lo possiate vedere anche su YouTube, perché non c'era, perché purtroppo siamo delle sfigate, non siamo riusciti a collegare sta benedetta videocamera al computer. Salutami, ciao Alfonsina, ciao Tina, siete bellissime, vi adoro, grazie. Nancy non si vede bene, Nancy. Sì, avete ragione, ciao ragazze. Allora, leggiamo qualche altra domanda. Ragazze, vi siete iscritte al mio canale YouTube? Momento pubblicità. Momento pubblicità. Ti piacerebbe... State seguendo i miei vlogmas? Ti piacerebbe avere altri cani se dovessi? Allora, mi piacerebbe avere altri cani, vi dico la verità. Quando ero in coppia, quindi quando non ero sola a casa, ci avevo pensato, volevo una compagnia per pupi, mi sarebbero piaciuti. Adesso che sono sola, vi dico la verità, no. Uno mi basta, è un impegno troppo grande e già adesso faccio fatica perché comunque essendo da sola devo fare tutto da sola. Le cose in casa, la spesa, le cose che bisogna fare, faccio tutto da sola, quindi anche il cane comunque ha bisogno secondo me di attenzioni, per esempio lo devi scendere, devi portare a fare passeggiatina, spesso lo porto dagli altri miei cani per farlo stare in compagnia, quindi prendere dei cani per poi così lasciarli a casa, non dargli le attenzioni che meritano, no. E poi vi dico anche la verità, comunque sporcano anche i cani parecchio, essendo io da sola, sempre sta cosa, insomma per il momento preferisco dedicare tutte le mie attenzioni e le mie cure a lei e quindi farla stare bene e felice come cagnolina, poi chi lo sa, insomma. Vediamo. Qual è la tua meta di viaggio dei tuoi sogni? La meta di viaggio a Delhi. Allora, la meta di viaggio sono tantissime. Allora, io come mete più vicine vorrei andare sicuramente di nuovo a Londra, a Parigi, perché ci sono stata, però non me le sono vissute proprio bene, quindi vorrei andarle a vedere. Los Angeles vorrei andare sicuramente a Los Angeles, a New York, a Cuba, nel Messico, tutto il mondo. Mi piacerebbe andare anche tipo in posti caraibici, queste cose qua, però insomma sono un bel po' di soldini, ma ci stiamo lavorando su, all'improvviso parto e mollo tutto, vado via, scappo viva. Pupi è qua, sta qua dietro. Ciao Arianna. Allora, qual è la tua razza preferita di cani? Ah, parliamo sempre di cani. Allora, la mia razza preferita non c'è una razza, i cani sono tutti belli e ad esempio pure tipo i chihuahua, che Pupi è un croce alla fine fra un chihuahua e un pincher. Io non ho mai avuto preferenze di cani, l'ho presa, comunque mi sono innamorata di lei, mi è piaciuta quando l'ho vista, però qualsiasi cane, soprattutto quelli più bisognosi magari trovati per strada o nei canili, cioè i cani che ho io quasi mi sono venuti loro a cercare, quindi sono tutti belli, basta dargli amore e coccolare, ovviamente sono bellissimi i cani, quindi se potessi fare una casa di cani. Molte persone ti chiedono, farai l'albero di Natale, regali di Natale soprattutto? No! Come regali di Natale? Ah, sì, però. Regali sì, mi tocca farli perché se no mi vinciano, però insomma... cioè li faccio perché comunque le persone a cui li faccio voglio bene, no?
Però insomma, secondo me il Natale è troppo tutto sto consumismo di compro, cioè vabbè, un simbolo. Cioè vado in un centro commerciale, la gente che corre a comprare qualsiasi cosa, mangiare, cibo, regali. Oh, ma fermatevi, cioè perché questa corsa? Cioè, un pensierino, un regalino, ok, ma sta venendo Natale, non la fine del mondo, insomma. Quindi quest'ansia a me mi dà fastidio, non capisco per quale motivo, insomma, sono giorni come altri, nulla di basta stare bene in compagnia. Che hai fatto ieri sera, Carlita? Non si può sapere. Quanti anni avete? Non si chiedono allora, degli anni ad una donna, ragazze. Infatti, è vero. Comunque io ne ho 28. E io 50. No, scherziamo. Quando cambi colore alle pareti? Questa è una bella domanda. Quando cambio colore alle pareti? Quando qualcuno mi viene a pittare, perché queste cose in pareti fanno schifo. Ma diciamo che comunque non è una spesa che al momento voglio fare, dico la verità, preferisco spendere per altre cose. Pane normale integrale, pizza alto basso, wow, che belle domande particolari. Allora, il pane integrale ovviamente, e la pizza mi piace bassa e croccantina, ma non l'adoro, la pizza è troppo buona. La domanda anche questa un po' scottante, privata, visto che pare tu non stia più con Max, pare, veramente, non ho capito io. No, non hai mai pensato di lasciare casa e ritornare con i tuoi? No, sinceramente non ho mai pensato a 50 anni. No, vabbè, non ho mai pensato per il semplice fatto che comunque io sto bene, ormai è una mia dimensione in cui comunque mi piace essere indipendente, stare da sola e gestire le mie cose qua a casa come mi va, quando mi va, con la tranquillità, far venire chi voglio, insomma, mi piace tutto questo. Ovviamente ci sono momenti in cui, certo, mi ricordo, mi piaceva anche quando stavo a casa con i miei, però tornare a casa con i miei mi sembrerebbe un tornare indietro, e finché ho la possibilità preferisco insomma essere indipendente e andare avanti insomma per la mia strada, anche perché poi c'è da dire che i miei genitori sono vicinissimi, quindi sì, infatti, sono molto molto presenti, quindi tranquillo, insomma, finché così è tutto a posto. Una domanda tecnica. Da poco ho fatto le nede alla parrucchiera, ho notato che sono diventati un po' secchi, mi potresti consigliare un impacco? Sicuramente dopo le nede io consiglio sempre l'impacco con gli oli, perché comunque il capello dopo che hai fatto le nede, che è molto a polvere, si secca, si disidrata, quindi devi comunque fare un impacco con gli oli, ti consiglierei un mix, ma comunque anche olio d'oliva, olio di mandorle dolce, olio di jojoba, applicato sui capelli inumiditi, lo fai stare tipo una... una mezz'oretta, ma anche un'oretta, e poi ti lavi con lo shampoo, vedi che già i capelli sono molto più lucidi, idratati e morbidi, quindi te lo straconsiglio. Che sport hai fatto? Allora, io ho fatto come sport tantissimo, perché ho sempre amato lo sport. Allora, ho fatto nuoto tantissimi anni, mi è sempre piaciuto tantissimo, poi ho fatto, vabbè, la palestra, poi ho fatto la ginnastica artistica, poi ho fatto, che altro ho fatto? Vabbè, la ginnastica ritmica, la ginnastica ritmica, veramente ho fatto... Vabbè, di più nuoto comunque, più di più nuoto. Nuoto è quello sì che mi è piaciuto di più. Il tuo futuro lo immagini a Napoli? Bah, finché avrò delle cose per cui stare a Napoli, starò a Napoli. Se vorrò andare via, andrò via. Sei insomma, io sì, sono uno spirito libero e non dico starò qua per tutta la vita. Adesso mi va di stare qua, comunque c'è la mia famiglia, c'ho i miei interessi, quindi mi va di stare qua. Poi, insomma, un domani, chissà, io sono molto alla giornata, molto pratica, non mi metto insomma a fare mille progetti. Molti ti chiedono cosa dai da mangiare a Pupi. A Pupi do croccantini, principalmente croccantini, perché comunque sono più completi, eccetera, poi le piacciono. Però molto spesso, ad esempio, se faccio il pesce o il pollo, le do anche pesce e pollo, cose abbastanza naturali. No, non è vero che leggiamo solo domande che piacciono a noi, anzi, abbiamo letto molte domande scomode. Ma adesso oggi stai cattivita! Certo, ti ho detto tutte quelle domande scomode. Brava, leggi le scomode. Quando fine me l'ho detto? Quanto siete alte tue Nenzi? Allora, basta, Nenzi, io sono basta, va bene? Questa allora, domanda è scomodissima, sono basta io. Io sono, ma sapete che io non lo so, io sarò tipo un 67, ma non lo so. Comunque... Vabbè, io scherzo, ma più di un 60 sono. Ragazzi, non sono proprio una tappa. Allora, questa è bella. Ciao Carlita, ciao Malafra95, ciao bellezza. Ti seguo da moltissimo tempo, al contrario di molti io credo che tu sia davvero sincera e onesta. Col tuo pubblico, è vero, sono sempre stata. Le mie domande sono: come fai a reggere e passare sopra
mescola di insulti e insinuazioni pesanti. Allora, come faccio? Allora ve la faccio così. Aspetta che ti mostro il che me ne frega alla romance. Arrivato a un certo punto, ci fai talmente il callo che non ti pesa più nulla. Però è tosta. Io, per esempio, ora che sto iniziando a fare i video da sola, sto notando che parecchie persone proprio piace venire sotto al canale, offendermi in maniera pesante, brutto. Io devo dirvi la verità, a me, io all'inizio ci stavo molto male, comunque sono abbastanza sensibile come persona, cioè ci tengo a essere coerente, a essere vera. Se vedo che si mette in dubbio queste cose, rimango male, e non vi nascondo che ho anche pianto a volte per alcune cose, ci sono stata veramente male. Ma adesso mi sono fatta comunque una corazza, alla fine mi rendo conto del fatto che chi commenta e chi dice quelle cose sono persone che comunque nella mia vita non hanno valore, nel senso che vi dico, se un insulto, un commento, una critica del genere me la fa tipo una persona della mia famiglia, una persona a me cara, io comunque sto male. Ma dato che una persona che molto probabilmente non mi conosce nemmeno, bisogna pesare comunque le offese, gli insulti, le critiche da chi provengono. Io proseguo sempre nella mia strada, essere sincera, onesta, vera, quindi in questo. Poi vi dico la verità, se ci sono comunque insulti pesanti, cose pesanti, cancello e blocco, perché comunque quello è il nostro strumento, e l'ho detto tante volte, soprattutto se si insultano. No, mi offendono, mi diceva che non era vero, no? Ma perché tiri oggi? Che facciamo? Perché sotto i miei video, ora che li faccio da sola, la gente comunque viene a offendermi. Io so, dico, ad esempio sui capelli, tutte le persone dicono, tu sei brutta, vai dal chirurgo, con sta faccia che vai a fare i video. L'ho detto pure a me. No, per dire, perché comunque ragazzi è vero, se no me lo direi. Io vabbè, ci sorrido, diciamo, ci passo sopra, però è vero ragazzi, se vedete, ci sono i commenti perché non li ho cancellati, perché così magari le persone se li rileggono dopo, questi io che devo dire la verità, sono contente. Se dicono, se qualcuno dice qualcosa, tipo per esempio mia sorella, io li cancello direttamente in banco. No, io l'ho lasciati, ma comunque ci sono le offese, ragazzi. Ho spinto ancora sull'antinatale? No, devo dire la verità che forse qualcosa sta cambiando, dai, vi aggiornerò nei prossimi vlog, però qualcosa sta succedendo. Io ti ho un po' influenzato, dai, sì, sono spirito natalizio. Specialmente per i regali. Allora, adesso che ti sei lasciata con Max, hai comunque quante domande? Questa non è una domanda scuola. Aspetta, l'ho persa. Oddio, hai comunque un bel rapporto con lui. Vi vedete, mi sentite qualche volta. Ti seguo sempre, sei una persona fantastica. Allora, no, non ci vediamo e rarissimamente ci sentiamo, quindi per il momento è così. E poi chi lo sa. Insomma, da quando hai avuto successo su YouTube la tua vita è cambiata? Prima eri sempre la stessa? Salutami. Allora, la mia vita è cambiata? No, nel senso che comunque io sono sempre la stessa, davvero. L'unica cosa è che forse rispetto a prima sono un po' più sicura di me, un po' più forte, perché ovviamente questa... la cosa magari di avere tante persone che ti sostengono e che ti stimano e che ti fanno sentire un bel affetto anche nei momenti, ad esempio un momento difficile della mia vita, è una cosa che comunque ti carica, nel senso che non sì, è che avere tante amiche. Io sì, non è che io mi alzo sono figa, sono bella, ho detto sono bella, sono troppo bella, no, però sento il vostro affetto, e quindi questo mi rende una persona sicura fra virgolette, e mi rende più, rispetto a quando ho iniziato su YouTube avevo più complessi, più insicurezze, adesso comunque sono cresciuta assieme a voi, assieme a persone che mi seguono, quindi... Sì, ma poi perché YouTube non è che la televisione che diventi famosa è successo. No, infatti, siamo un video su YouTube, io ne ho abbastanza, non è che... Io sono una persona molto comune, sì, chi mi ha incontrato lo sa. Quotidianamente uscendo dal supermercato, mi fermo, noi facciamo la foto, ci salutiamo, tranquillo. Mi faccio foto con... Anzi, alcune volte le vedo da lontano, sono io a chiamare, dico, ma io non ti voglio disturbare, non mi disturbi, per me è un piacere, cioè quando mi incontro mi chiedete una foto, mi salutate, mi date un bacio, ma è un piacere, come se incontrassi delle mie amiche, quindi mi può fare solo semplicemente piacere e migliorare la giornata, quindi salutatemi sempre e mi riempite veramente di gioia, quindi ecco, questo è un valore aggiunto, ecco, perciò sono diversa, tra virgolette, ma non lo sono perché comunque mi saluto come se salutassi delle amiche, quindi tranquillo, non sono nessuno, ma neanche penso di essere nessuno. Andreste mai a un reality? A un reality? Dipende, che reality, dipende.
insomma, non so. Se si può conciliare con la mia vita, perché io poi ho l'ansia di non fare i video, perché a me piace fare i video, quindi stare troppo tempo senza fare video, perché so che quelle persone quando vanno tipo nei reality poi non possono fare i video, non possono stare sui social, a me verrebbe l'ansia, perché comunque io ne sono dipendente e non riuscirei a non comunicare con voi, quella è l'unica cosa. Però io come esperienze non mi chiudo nessuna porta, insomma, mi piace fare qualsiasi tipo di esperienza e provare tutto, quindi mi vergognerei invece, cioè, sì, una cosa è stare con la telecamera nella tua stanza, è una cosa in reality con le persone. Allora, ti farebbe piacere se ti salutassi? Ciao Angelica 9274, va bene? Che quelli che leggo li saluto. Cosa farete a Natale? Mangeremo. Sicuramente, guarda, sono giorni di mangiate. Leggiamo qualche altro. Le persone che ti criticano, queste critiche sono frutto della loro invidia. Wow, che carine, io adoro. Di nuovo, che parteciperesti mai a Grande Fratello, Carlita? Ma no, ti dico la verità, sì, parteciperei a Grande Fratello, va bene? Io no. Grande Fratello, chiamami. No, sì, come ti aspetti Grande Fratello? Però non lo so, io se ti devo dire no, non parto. Io no. Io non mi. Ma che scusa? Cioè. Io non mi chiudo nessuna porta, ci penserei insomma sulle cose. Bella, come ti chiami in realtà? Mi chiamo Marcella, questo è il mio nome, c'è scritto anche sui miei libri, nella biografia, che ho scritto due libri se non lo sapete, c'è scritto Marcella che è il mio nome. Ma i vostri genitori vi chiamano Nancy e Carlita, no? No, però a volte sì, mio padre è tipo, sì, Carlita, sì sì. Nancy, ti ho visto nel reparto del cioccolato di Liverpool, non fare l'indifferenza. Carinissime, una linea cosmetica tutta tua, sì, vabbè, è un sogno, lo sapete, però è una cosa molto difficile, speriamo di riuscirci al più presto. Dobbiamo chiudere perché siamo da un casino di tempo. Abbiamo risposto a un sacco di domande scomode, private e assurde, veramente, quindi speriamo che vi sia piaciuta questa live, mi raccomando, lasciateci scritto nei commenti, sia su YouTube sia su Facebook, se sapete come fare per usare la fotocamera come a posto della webcam per fare le live su YouTube. Così ne facciamo una subito, prima di Natale, dai! Subito, ne facciamo una sul mio canale, una sul tuo, perché sono super divertente. Dai, facciamo delle live magari in diretta, vi facciamo vedere le cose, rispondiamo alle vostre domande, è molto bello interagire in questo modo con voi. È divertentissimo. E poi ci vediamo, adesso lo carico su YouTube questo video, quindi lo potete andare a rivedere su YouTube sul mio canale, e poi ci vediamo domani con due video, uno sul mio canale e uno sul canale di Nancy. Un video che siamo insieme, bellissimi, due video bellissimi, e tutta la settimana poi ci saranno vlog e video ogni insomma, giorno fino a Natale, sì, sia sul primo canale, sul secondo canale, sul canale di Nancy, quindi seguiteci, vi mandiamo tanti baci, vi vogliamo bene, ciao Rosy, ciao Flavia, ciao Federica, ciao Martina, siete dolcissime, ciao Paola, veramente grazie per tutto l'affetto, anche su Snapchat e su Instagram, vi mandiamo un bacio grande ragazze, tanti baci e niente, ci vediamo domani col video.